Non possiamo continuare a vivere così. Noi laziali non possiamo continuare a vivere così. È escluso, è escluso. Io non ce la faccio. Cioè, lo scorso anno ogni partita cercavamo di vincerla all'ultimo secondo. Quest'anno invece ogni partita cerchiamo di difenderla fino all'ultimo secondo. La partita di oggi è la fotocopia di quella contro il Bologna. Prendiamo gol nei minuti finali e poi ovviamente loro ci schiacciano in cerca del 2-2. La partita fotocopia, e quindi il Laziale deve morire d'infarto, no? Così come contro lo Spezia, così come contro il Bruges, è tutto così, non riusciamo a vincere una partita in santa pace, una partita tranquilla, cioè solamente contro il Napoli. E contro Crotone e Cagliari, le uniche tre partite che abbiamo vinto tranquillamente. Perché? Perché Stracoscia fa quella cosa lì. Stracoscia fa quella cosa lì. Quando io vi dico che il portiere fa la differenza, non sembra, ma fa la differenza. Non sono pazzo. Lo sapete anche voi che con Reina è un'altra storia, perché con Reina, ma non per un discorso di parate o papere o rinvii, anche ovviamente il gioco con i piedi, perché oggi ne è la dimostrazione, però con Reina la squadra è più tranquilla, si sente più sicura, difende meglio. È così, cioè oggi abbiamo fatto di tutto per far segnare la Fiorentina. Abbiamo fatto di tutto, li abbiamo messi davanti al portiere più di un paio di volte. A un certo punto Patrick l'ha passata a Vlahovic. Così come fece Wallace 2 anni fa. Ricordate cosa fece Wallace 2 anni fa, sempre contro la Fiorentina in casa? Quella partita finì 1-0 con gol di Immobile. Ricordate cosa fece Wallace? La passò al giocatore, non mi ricordo chi fosse. Sempre Castrovilli? No, no, Castrovilli è arrivato lo scorso anno. Comunque. Cioè, siamo veramente una squadra di stronzi. Questi sono chiari segnali che dimostrano che la squadra non ci sta con la testa. Non ci sta con la testa. Cioè, ragazzi, nel secondo tempo abbiamo giocato 5 minuti. In questi 5 minuti abbiamo segnato il gol del 2-0. Cioè, per farvi capire che è un evidente problema di testa. Ma non possiamo fare così. Non possiamo. Cioè, Luis Felipe, guardate cosa fa Luis Felipe. Cioè, un fallo completamente inutile sulla fascia, un fallo killer, si fa ammonire. Cioè, ma io rimango senza parole, rimango. Sì, sono arrabbiato perché gli ultimi 10 minuti mi hanno fatto incazzare, mi hanno fatto. Mi hanno fatto incazzare. Così come mi fecero incazzare quelli contro Bologna, quelli contro Bruges e quelli contro lo Spezia. Poi, ripeto. Anzi, ripeto, non l'ho mai detto, la Lazio ha meritato di vincere perché ha avuto più occasioni per segnare. Le occasioni che ha avuto la Fiorentina gliele abbiamo concesse noi, gliele abbiamo regalate noi. Cioè, siamo stati noi stessi a creare le palle gol per la Fiorentina. Poi, a un certo punto, Marusic, tipo, ha iniziato a superare tutti, però stava tornando indietro. Cioè, Marusic riesce a saltare l'uomo solamente quando torna indietro. È paradossale, no? È incredibile. Però vabbè, a parte questo, parliamo delle cose positive, che sicuramente non è il portiere. Anche se Stracoscia, devo essere sincero, è stato molto bravo in quell'occasione, nell'occasione di Patrick Castrovilli, perché ha coperto bene la porta e ha tolto la palla dai piedi, no, Castrovilli, Vlahovic era, dai piedi di Vlahovic, quindi è stato bravo in quella circostanza, devo ammetterlo, anche nella parata sul tiro da fuori di Amrabat, anche se non era comunque un tiro irresistibile. C'è Milinkovic poi che ha salvato un gol fatto praticamente di testa sulla riga. Milinkovic, che è stato secondo me uno dei migliori in campo insieme a Luis Alberto, finalmente Luis Alberto, che era tornato a fare un assist, era tornato a fare un assist, ma è stato annullato il gol a Immobile nel primo tempo. Mi dispiace molto per lui, che ha fatto una grande partita nonostante un paio di leggerezze. Immobile, nonostante le condizioni fisiche non ottimali, ha fatto secondo me una buonissima partita, indipendentemente dal gol. Cioè, anche se non avesse segnato lì su calcio d'angolo, avrei detto questo. Cioè, secondo me Immobile ha fatto una buonissima partita perché ha lottato su ogni pallone e ha vinto la maggior parte dei contrasti, che fossero di testa o no, nonostante le condizioni fisiche non ottimali. Bravissimo anche il Panterone, ma per il Panterone io nutro una stima
immensa, davvero immensa, segna anche oggi il Panterone, se non sbaglio sono 5 gol in campionato. Sì, sono 5 gol in campionato e 6 in stagione, no? E lì è stato bravo anche Lazzari, devo ammettere. Sono stati bravi Acerbi e Lazzari in occasione del gol dell'1-0. Acerbi lì sulla sinistra fa la differenza. Mi dispiace, ma fa la differenza. Deve giocare. La difesa titolare deve essere Luis Felipe, Huth e Acerbi. Quando è uscito Luis Felipe, cioè quando è entrato Patrick, la Lazio ha iniziato a non capirci più niente in difesa. Però questa deve essere la difesa titolare non tanto per gli interpreti, ma perché Acerbi ha la possibilità così di giocare a sinistra della difesa 3, quindi di salire e quindi di fare, non so, per esempio, l'assist a Milinkovic contro l'Inter, l'assist a Lazzari oggi, creare palle gol, l'assist a San Pietroburgo per Caicedo. Ragazzi, cioè, fa la differenza Acerbi lì sulla sinistra. E ripeto, è stato molto bravo anche Lazzari a saltare sopra Biraghi, che mi dispiace dirlo, ma non sa difendere. Biraghi non sa difendere. Cioè, io mi rimangio quello che ho detto su Biraghi nel video di ieri. Non va bene. Detto questo, oggi contavano i 3 punti. Spero che la squadra stia bene a Parma, stia bene fisicamente. Molto bravo anche Scalante. Ottima partita la sua. E niente, dimmi cosa ne pensate nei commenti. Ciao a tutti.